La mancanza di manutenzione ha portato, con il passare del tempo, al deterioramento dei piloni della rampa di cartecchio sulla Teramo Mare Teramo. Il cemento sta cadendo giù e il ferro dei piloni è a vista, con le intemperie, si sta sgretolando, perdendo tutta la sua forza di coesione. In particolare, i pilastri interessati dal marcato deterioramento sono quelli sulla rampa di uscita allo svinco di Teramo Est. Una condizione su cui il comune ha scritto a Strada dei Parchi, che ha la competenza sulle rampe, per chiedere un intervento immediato. Abbiamo riscontrato dei piloni delle pile che si sono praticamente staccate i copriferri, il ferro l'armatura metallica ovviamente è fortemente ossidata, è presente delle carbonizzazioni che in qualche modo diciamo, rendono meno sicuro il, la pila, ma nello stesso tempo Già ieri che abbiamo scritto a Strada dei Parchi ho già avuto un'interlocuzione telefonica con i tecnici e penso che in settimana ci vedremo appunto per coordinare le attività. Ovviamente l'obiettivo è quello di iniziare il prima possibile i lavori? Mm, credo che eh, Autostrada dei Parchi avesse già fatto un cronoprogramma di interventi pure sul nostro territorio e tra questi ricomprendevano anche i, le pile eh, di cui stiamo parlando, quelle di Cartecchio della rampa d'uscita. Eh, se in settimana riuscirò ad incontrarmi con gli ingegneri, con l'ufficio tecnico di Autostrada dei Parchi, sicuramente saprò dirvi meglio eh, anche sia sui tempi e sulle modalità.